Io sono stata aggredita tempo fa da un africano che girava così nel quartiere liberamente in cerca di soldi e mi è andata bene, però sono stata sbattuta al muro in modo non particolarmente gentile. Ma qui il problema di chi è alcolizzato, che poi suscita risse, e che giorno e notte staziona qui consumando pasti sotto la famigerata tangenziale, è un problema enorme di degrado proprio umano, sociale e civile. Bottiglie ovunque, parcheggiatori abusivi, piccoli insediamenti, rom e degrado che dilaga. Lo scenario è sempre lo stesso nella zona della stazione Tiburtina. I cittadini sono esasperati dalla situazione che peggiora giorno dopo giorno. Inoltre c'è preoccupazione, ci raccontano i residenti, per la prossima apertura di un infopoint destinato a tutte le persone fragili, dai senza tetto ai migranti. La speranza è che con l'abbattimento della tangenziale, lavori partiranno il prossimo anno, l'area possa essere riqualificata. Intanto però i cittadini sono costretti a confrontarsi quotidianamente con tante emergenze, soprattutto la sera è pericoloso muoversi nella zona, come dimostrano gli ultimi casi di cronaca. Le problematiche della stazione sono principalmente quelle legate al degrado, alla sporcizia, all'incuria dei luoghi e poi soprattutto le persone problematiche che vengono attirate, che passano, che transitano, che stazionano qui intorno, dai parcheggiatori abusivi ai senza tetto, ai clochard, sbandati, persone alcolizzate, persone senza dimora. E anche appunto qualche malintenzionato. Io da sola non ci vengo col buio qui alla stazione Tiburtina e accompagnare le mie figlie qui alla stazione Tiburtina di sera col buio è veramente pericoloso. Pensiamo a ragazze che escono per esempio dalle uscite della metro che sono proprio qui, che si ritrovano una massa di gente di ogni risma e con ogni problematica intorno. Le aggressioni si succedono, l'ultima che io sappia è di sabato, è stata aggredita una donna di 30 anni. È normale amministrazione in questa zona. Qui a breve potrebbe nascere un infopoint, voi siete contrari perché? Siamo molto perplessi perché non pensiamo, temiamo che non sia una soluzione, ma che possa essere un qualcosa che attira ulteriormente persone problematiche, che attira ulteriormente problemi intorno in quest'area già sovraccarica e che quindi anziché risolvere i problemi che ci sono ne potrebbe portare altri. Purtroppo tutta l'area intorno alla stazione Tiburtina è abbandonata al degrado e in particolare anche in questa zona la raccolta rifiuti evidenzia diversi problemi, come testimoniano le nostre immagini girate questa mattina. Inoltre negli ultimi giorni è montata la polemica sul progetto di ricollocazione del terminal per i bus a lunga percorrenza dalla Tiburtina alla Nagnina. Troviamo assurdo che una stazione di questa entità debba ancora oggi operare senza una concessione, quindi vorremmo capire un po' il Comune di Roma come intende procedere in tal senso, e ci ha colpito in maniera particolare questa idea di spostare tutto da Nagnina. Stiamo valutando con i cittadini, con tutti i cittadini, anche da chi viene fuori, dai sindacati che rappresentano i lavoratori, di capire come riuscire a risolvere questa problematica, quindi riteniamo assurdo che venga spostata. Sembrerebbe che ci sia un retrofront al momento dell'amministrazione, ma quello che andrebbe fatto in questo momento è sicuramente mettere a bando l'area e quindi far lavorare in maniera idonea e corretta e regolamentare insomma, la situazione della zona.